Neve insanguinata, altrimenti detto Blood in the Snow, che poi è un po' diverso, giusto? Perché Blood in the Snow, sangue nella neve, neve insanguinata. Vabbè, vuol dire la stessa cosa, ma in fondo forse sono due modi uguali, cioè diversi per dirlo. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Akira. Come sempre, prima di cominciare, un ricco like sulla fiducia, commento tattico. Solita dose di subscribe, quindi di iscrizioni. Ogni video faccio 100. Se sei nuovo del canale, ti conviene iscriverti, visto e considerato che qui troverai dei grandi contenuti, dei poderosi, dei virtuosi, dei boh, roba de magic, roba pe boomer. E sei un boomer? No, speriamo di no. Dicevo, oggi vi ho portato un mazzo Control, perché è possibile giocare Control in questo standard? Ci siamo dimenticati tutto tranne il Control? Beh, ci proviamo. Noi comunque oggi abbiamo portato un mazzo che onestamente ragazzi mi piace tantissimo, probabilmente dei 5 mazzi, perché questo è il quinto mazzo che vi porto in settimana, in questa settimana di standard è il mio preferito assolutamente, perché adesso vi faccio vedere che cosa combina. Prima diamo i credits, l'ha creato, vi ricordate, tra l'altro ho fatto un video e non mi ricordavo come si chiama, forse sì, proprio su Magma Opus, Ulrich Gregors Kowalski, eccolo qua. E lui ci fa sapere che ha un 90% di win rate nelle sue stream con un 100% contro gli aggro deck con questa versione di Mono Black Control, che lui appunto chiama Mono Black Control. Tra l'altro ci sono anche un po' di tips and tricks che lui ci dà su questo tweet, e quindi credits a lui perché il mazzo l'ha inventato lui, assolutamente non l'ho inventato io, ma ve lo porto io su YouTube in italiano e vi faccio vedere che bella macchina da ranked che è questo mazzo. Allora, macchina da ranked. Ribbene, questo allora, intanto secondo me chiamarlo proprio control, non lo so, questo Judge è un mazzo che comunque lui la sua partita da midrange la può un po' fare perché ha un sacco di creature, alcune come Sagemore Witch, se scappano al controllo del nostro oppo diventerà troppo tardi per appunto lui per fare qualcosa di diverso dal morire. Però chiamiamolo Control, ma è un mazzo che è pieno di sinergie, pieno, cioè voi quando giocate questo mazzo dovete proprio stare super concentrati perché le cose che potete fare sono innumerevoli, una più bella dell'altra, una secondo me più spicy dell'altra. Quindi io assolutamente vi consiglio di insomma montarvelo, perché in ranked tra l'altro si trovano un sacco di nazzi che non sanno giocarci contro. È un mazzo comunque, per carità, uno streamer famoso l'ha portato, quindi sicuramente è conosciuto, ma non è conosciutissimo soprattutto perché gioca una partita tutta sua, ok? Quindi pronti, partenza, deck tech. Giochiamo 4 Eye Twitch, che tra l'altro immagino che sia stato fatto apposta per richiamare la piattaforma viola. 1-1, volante, quando muore impariamo, learn. Ci sono le lezioni qua, e di lezioni ne abbiamo un po', una per ogni occasione, tranne due Environmental Science, poi ce lo andiamo a vedere. Shambling Ghast, 1-1, quando muore anche lui, poi vedrete perché quando muoiono, o una creatura prende -1/-1 fino alla fine del turno, scusate, una creatura controllata da Oppo, oppure fate un tesoro. Ragazzi, fare un tesoro, cioè mettere un 1-1, bloccare un attacco e fare un tesoro è una roba nuts, secondo me molto molto forte. Andiamo a vedere perché giochiamo questa carne da macello. 3 Deadly Dispute, carta meravigliosa. Come costo addizionale dovete sacrificare un artefatto, una creatura, pescate 2 e fate un tesoro. Questo significa che se avete questo in gioco, turno 1, attaccate, poi fate questo, fate due tesori, pescate due carte da questa carta qui, perché fate un tesoro da questo e poi da questo. Incredibile. Tutte le altre volte che avrete una creatura sacrificabile, comunque pescate due. Che voglio dire, non è proprio male. Certo, non è Village Rights, certamente, però fa anche un tesoro, eh. Hunt for Specimens, Sorcery, questa purtroppo non è instant.
a due, ce ne abbiamo, ne giochiamo solo due. Non è una carta che mi piace moltissimo. Facciamo una peste, che comunque ci aiuta con le vite, eccetera. E facciamo learn. Quindi comunque un vantaggio carte e un mezzo tutore, anche se sapete che le lezioni sono delle carte molto underpowered rispetto a quello che fanno. Però, insomma, underpowered sì, ma sempre vantaggio carte si tratta. Doppio Infernal Grasp, removal is still removal. Questa è la parola che dovete imparare. Due mana, distruggi qualunque cosa, creatura, perdi due vite. Che sia una creatura a 6, che sia una creatura a un token, qualunque cosa, muore. Valky, God of Lies. Ragazzi, il mazzo è mononero, giuro, non ho neanche una terra rossa. Ma avete visto che ci sono tanti modi per fare tesori, quindi non c'è problema. Giocheremo Tibalt Cosmic Impostor quando servirà. Ma non abbiate paura di fare un turno 2 Valky, perché comunque è guadagnare tempo. Vedete la mano, prendete una creatura. Se quella creatura è forte potete anche tramutare Valky, ma soprattutto chiamate la rimozione dell'avversario che non potrà fare board al suo turno 3. Quindi mi raccomando, è una giocata che dovete assolutamente fare, perché è proprio nel piano del mazzo cercare di fare questo tipo di grinding contro l'avversario. Poi giochiamo The Meatbook Massacre, due copie più una inside. Allora, questa carta qui forse è una delle carte chiavi del mazzo, nonostante si giochi solo in due copie. È una vratta, ed è bello avere una vratta, anche se abbiamo Blood in the Snow che vi ho fatto vedere prima. Quindi è una vratta che fa meno x fino alla fine del turno, ma rimane ed è un incantesimo. Quando l'incantesimo rimane, che succede? Che ogni volta che una creatura che controllate muore, Oppo perde una vita. Allora, avete capito che noi funzioniamo proprio da sacrifice deck, e quindi con questo a terra, questo fa perdere una vita a Oppo, questo fa perdere una vita a Oppo, tutte le pesti ci fanno guadagnare una vita e fanno perdere una vita a Oppo e così via. Questa carta è splendida proprio perché riesce dove, insomma, magari altri mazzi control non riuscirebbero, a dare un clock all'avversario. E è un incantesimo, quindi è difficilmente rimovibile. Carta della Roma, assolutamente. Questa è una carta della Roma. Benissimo, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Passiamo a Sage Murwich. Allora, lei non ha tante instant sorcery con cui giocare, è infatti qui in tre copie. Certo, ragazzi, ho pensato che potremmo giocare quel vampiro che esila le carte dal cimitero, che secondo me non è male al posto suo, perché veramente abbiamo pochissimi instant sorcery. A me è capitato una volta di fare le pesti, quindi sono indeciso su questa scelta, però questa è una carta forte. Vedete, due minacciare, e quindi mena. Quindi, ripeto, vedete che abbiamo un sacco di creature, noi possiamo pure scurvare. Cioè, io mi rifiuto di chiamare questo mazzo control. Questo può anche essere un mazzo middle, ti faccio uno di questi, ti faccio un Valky, ti faccio questa e poi me li devi bloccare, c'ho un sacco di terre animabili, boh, vediamo. Altro drop a 3, una non comune di Dungeons & Dragons che penso non avete visto mai perché lo giocherà solo questo mazzo, entra, vi fa rampare con un tesoro, altro modo per fare il rosso, a 2 sacrifichi una creatura o un tesoro e peschi una carta, quindi anche qua con le pesti si fanno davvero tante tante cose. Soul Shatter, monocopia perché ehi abbi paura di me. Agra Mauling, monocopia perché ehi devi avere ancora più paura di me. 4 Lolt Spider Queen. Allora, mi ci è voluto un po' per digerire questo Planeswalker, onestamente a me sembra un po' una cagata, però il punto, come al solito, è la sinergia. In questo mazzo che sacrifica le creature come se non ci fosse un domani e riesce ad ottenere dei vantaggi da questo sacrificio, questa signorina può andare veramente velocemente a 8 e l'emblema, cioè tutte le volte fai combat damage da una o più creature del control, se quel player ha perso meno di 8 vite, alla fine perde 8 vite, e non è proprio male, eh? Cioè lo attacchi 1-1, perde 8 vite, non è proprio, e comunque non sottovalutate la meno 3, mettere 2-1 2-2-1 con minacciare e reach, importante contro i draghi, ok? Chiaro, la 0 è quella che vogliamo fare sempre. Peschiamo, peschiamo, peschiamo ogni turno e intanto sacrifichiamo i nostri pezzi e facciamo salire l'Olt. Poi giochiamo la Professoressa Onyx, ecco, questa mi piace molto, invece di Planeswalker si fa 6, chiaramente deve essere potente, a più 1 perdiamo una vita, guardiamo 3, prendiamo una carta in mano, a meno 3 opponent sacrifica il pezzo con la maggiore forza, sacrifica, quindi non può farci niente anche se ha hexproof,
e a meno 8 facciamo quella cosa di far perdere vite, quello se no scarta carta eccetera, e poi c'è questo Blood in the Snow. Allora ragazzi, attenzione chiaramente al mana neve, perché questo non è una carta col mana neve, neanche Field of Ruin. Quando dovete fare questo affare per rianimare anche Liliana, dovete avere 6 terre neve. Ora Blood in the Snow, on the Snow è una carta complicata? No, semplicemente o distrugge creature o distrugge Planeswalker. Bella lì. Ci sono un sacco di creature verdi, mono green, tutti morti, e in più riportiamo o una creatura o un Planeswalker sul campo di battaglia, dove X è la montare di mana neve speso. Carta di Kaldheim che non si è fatta vedere. A 6 mana ci dobbiamo arrivare però. Non è più Shadow Verdict, eh? Allora, la mana base sono un sacco di paludi, proprio proprio tante, 15, 2 Hive of the High Tyrant, che è il nostro unico modo per interagire con il cimitero dell'avversario. Mi sembra un po' poco, ripeto, pensiamo qua a giocare quel coso, perché quel coso è forte. 4 Faceless Haven e doppio Field of Ruin per avere a che fare con le terre degli avversari. Allora, partiamo subito dalle lezioni. Abbiamo praticamente una lezione di tutte tranne Environmental Science, che ci serve per prendere le terre e continuare la nostra partita da contra. Quindi questa, ok. Poi Necrotic Fumes come costo addizionale, esiliamo una creatura che controlliamo, esiliamo target creature o Planeswalker, è una sorcery, ci serve come removal. Containment Breach, artefatto incantesimo, hai un artefatto tipo il carretto? Bene, te lo levo, in più se a mana value 2 faccio anche una peste. Le peste le faccio così, quindi possiamo fare dei turni particolari. I witch muore, andiamo a prendere questo, secondo turno facciamo qualcosa, terzo turno facciamo due peste. E poi abbiamo Mascot Exhibition, la lezione delle lezioni. Una 2-1 volante, una 3-2 senza niente e una 4-4 senza niente. A 7 ci possiamo stare. Giochiamo un'altra vratta come Crippling Fear, un'altra vratta come The Deathbook Massacre numero 3 in questo caso. Poi giochiamo doppio Nighthawk Scavenger, che questa è la carta che più mi piace. Io questa la giocherei in 4 copie, proprio per trasformare il mazzo veramente in un midrange quando l'avversario meno se l'aspetta. Sei un giocatore che, insomma, magari sei un control, sei un mazzo blu eccetera, io ti faccio questo, e se non sei pronto perché eri pronto solo ai Planeswalker, tu la partita la perdi, eh. Poi Infernal Grasp numero 3, sempre come removal, Frank, che è un'altra removal e 3 Dures. Io vi ripeto ragazzi, so che ogni tanto mi esalto per mazzi che magari non valgono la pena. Questo è un mazzo che non voglio dire che sia fortissimo, ma è posizionato molto bene nel ranked, molto molto bene per ladderare, quindi per arrivare in Mythic, perché la gente non ci gioca contro, non ci sa giocare contro, e non beccate mazzi, a meno che Magic Arena non ci si metta proprio d'impegno, non beccate mazzi col blu, perché questo mazzo col blu muore, ha solo 3 Dures inside tra l'altro. Ma il punto è che questo mazzo qui è proprio divertente, proprio bello, e questo è un mulligan perché non ho giocato ai primi turni. Questo è un altro mulligan, non possiamo provare a tenere questa mano, abbiamo 2 turni per pescare una terra, vabbè, moriremo così e tanto non ci preoccupiamo del nostro punteggio, siamo qui per divertirci insieme, per giocare del Magic sano. Il punto è che se io pesco una terra gli faccio quell'apertura che voglio fare, I Twitch into Deadly Dispute, che è proprio veramente veramente forte. Anche questo è forte perché mi permette di avere il tesoro che comunque mi dà 2 mani al secondo turno, quindi molto meglio Shambling Ghast. Ovviamente ho detto che perdiamo con i mazzi col blu, e chi becchiamo? Un mazzo con il blu, nulla da fare, è così, è sicuramente. Avete mai beccato il rank ad un mazzo con il blu? Io no, è la prima volta. Ok, abbiamo pescato forte, c'è la terra, quindi andiamo proprio qui, non ci vogliamo far counterare questa roba, quindi via. E questo è il potere di questo mazzo: tesoro, tesoro, 2 carte. E non uso i tesori per fare Valky, mi sembra un po' no, non lo so, forse era un po' sì. Lui qui ha 2 counter probabilmente, non ho niente di instant. Vabbè, intanto attacco, vediamo che hai, dai. Ci vorrebbe proprio fare
Una di queste per la lezione. Vabbè, ci proviamo. Fa entrare Valky, chiaramente avrà rimozione per Valky. Cos'ha? Vanquish the Horde che si fa 6 on Doomversion. Quindi è proprio un contro bianco-blu. Mai visto contro bianco-blu nel formato. Va bene. E se io pesco terra trasformo questo in Ymirith, mi sembra sereno, sensato, bello, incredibilmente. Cioè, lui non ha rimozioni. Cioè, ha rimozioni sorcery, che poi per carità, Ymirith ci muore quella. Vabbè, servirebbe un altro saccante, non ce l'ho. Ah, c'è proprio Duskar. E così sia. Cosa sarebbe interessante pescare qui un Planeswalker? No, perché lui c'ha. L'abbiamo pescato il Planeswalker, ma lui ha due terre. Quindi secondo me ha removal, cioè ha counter. Quindi io faccio questo cesso. Proprio così. In fondo lui prima che vince passatempo, no? Deve fare i miritti, io ho questo. Proprio. Non ci preoccupiamo di i miritti. Tra l'altro si tappa anche out per farlo. Qui mi piacerebbe. Vabbè, non. Sapete cosa mi sarebbe piaciuto? Pescare terra e fare questi due insieme, ma non è. Non si gioca così a Magic. Ho pescato pure, vabbè, cose che succedono. Faccio lui o faccio lui? Mi serve. Sì, faccio lui. Non ho tante instant e sorcery, insomma. Ho proprio la possibilità adesso, grazie al tesoro, di saccarmi questo e di andarmi, se succedono delle cose tipo spacco tutto, eccetera, e andarmi a prendere la lezione che prende terra. La partita sembrava finita e ancora non mi sembra che lo sia. Arriva Faceless Haven che è molto importante per il proseguio della nostra board. E allora, questa la fa 8 meno 2 fa 6. Aggiungere una carta creatura mi sembra stupido, però invece è buona come giocata. Gli chiamiamo proprio la Vratta per poi attaccarlo con questo quando avrà fatto a 6 Vratta. Io intanto qui mi secco ai Twitch e via. Memory Deluge è un tuo diritto. Forse potevo fare questo come bait, era meglio, però questo lo voglio fare perché mi dà il mana dopo. A parte che se lui fa Vratta io risolvo l'ult, che non è male, eh. Certo, Memory Deluge qui lo porta veramente molto molto avanti, va a arrivare 4 carte più 2 in Fortel, ah, più una, no, più 2 in Fortel, vabbè. Errore di Magic Arena. Qui deve decidere 5 mana, Vanquish the Horde e io sono pronto. Doomscar. Vabbè, allora noi qui per forza vogliamo andare a fare questo qui. Peschiamo una carta e prendiamo questo. Possiamo fare altrimenti. Abbiamo bisogno delle terre. Chiaramente cosa peschiamo? Terra. Adesso non abbiamo più bisogno di queste. 4 mana, io ho sempre paura di counter per l'ult, che secondo. Ah, però lui ha 3 mana e questa open, e allora ha senso fare questa. Eccolo qui. No, negate proprio dalla mano. Ok. Qui è dura, qui è proprio dura. Dovrei pescare un'altra terra animabile. Pesco quel cesso. Ovviamente la lezione ho sbagliato per prenderla. Avrei dovuto prendere una lezione che fa qualcosa, qualche creatura, qualche action. Qui se mi spacca la terra, però almeno non può fare Memory Deluge dal cimitero. Noi ce ne faremo una ragione di questa Faceless Haven rotta. E facciamo questo. Non voglio fare questo qui perché questo mi darà una carta dopo e quindi insomma sarei contento di giocarla. Beh, questo mazzo dà il meglio di sé comunque chiaramente quando trova
Caspita. Qui che vuole? Cercare terra e a counter tipo neghezza. Io pesco un placewalker che tanto non ho pescato. Tranquilli. Adesso comincia ad avere proprio troppe carte per essere vere, eh? Qui noi possiamo andarci a prendere una lezione tipo quella che fa un po' di creature, ma poi lui ci ammazza appresso, quindi forse ci andiamo a prendere una rimozione, ma lui con cosa ci vuole uccidere? Perché prima o poi dovrà vincere, no? Comunque Faceless Summon numero 2 l'abbiamo pescata. Dovrebbe Vanquish the Horde. Allora, questo sì, voglio sacrificare questo assolutamente e andare a pescarmi. Oh, questa la counter a 100%, io la prendo lo stesso. Wow, due pescate su due counter. Questo un'altra creatura, ma sacrificare se stesso era impossibile. Lui 4 open, questo si anima un botto. Altro, oh, questa è una buona notizia. E noi vogliamo vedere che removal c'ha in mano. Oppo, cioè non... e ce l'ha. Faithful Absence, prendiamo un mana, ovviamente. Facciamo risolvere Faithful Absence, mettiamo uno stop e peschiamo con il mana che abbiamo messo da parte. Già abbiamo fatto una terra e quindi possiamo passare. Però poi faccio attacco con terra animabile, faccio terra animabile. Se questa... oh, caspita, Field of Ruin, ma c'è comunque incredibile. Non ho mai visto... oddio, ma perché poi dico queste cose, sembra brutto, sembra veramente che... non ho mai visto, la prima volta gioco contro un mazzo blu ed è veramente un mazzo che sembra fatto veramente apposta per giocare contro il nostro. Sì. E vabbè, io una minaccetta la appoggio, poi sicuramente starà a lui fare delle cose tipo ucciderla, counterarla, eccetera. Madonna, tre Field of Ruin ha visto, cioè. Tra l'altro la prima Field of Ruin l'ha pure, tra virgolette, sprecata, no? Perché ha fatto Field of Ruin su Field of Ruin nostra. So it coming, benissimo, almeno insomma un po' di carte le vince, ma adesso ha 7 mana per fare questo affare. Quindi fa Dig Through Time, alla fine arriva ad avere 2 carte in più di noi con la pescata, noi abbiamo 5 carte di cui 2 terre. E la professoressa Onyx potrebbe aiutare noi, chiaramente lui si andrà a prendere un negate perché conosce Max Scott Exhibition, noi la faremo dopo, perché dobbiamo comunque farla. E qui che cosa possiamo pescare? Qui possiamo sperare che lui faccia dei placewalker, pescare Blood in the Snow, distruggere gli placewalker e rimettere l'Holt. Questo è il massimo secondo me della vita. Blood in the Snow l'ho pescata, tra l'altro, insomma, immaginavo che avrei pescato Blood in the Snow. 4 5 7, perfetto, quindi posso proprio attaccare con grande serenità. Arriva Faithful Absence un'altra volta. No, Memory Delage, va bene. Beh, se tu andassi a 8 saremmo tutti più contenti. Io, la chat che non c'è e così via. E io qui butto tutto, un tesoro, eccetera, per giocare questa carta sul suo negate, sul suo... non so, it coming, o sul suo nulla, perché lui può fare appresso Vratta ed è contentissimo di fare Vratta su queste tre cose. Anche perché un po' di carte inutili le avrà in mano. Infatti, vedi. Io va fa Memory Delage a 7, questo ha fatto dal cimitero. L'unica cosa buona è qui che deve fare Vratta e non può attaccare con questo che è un mostro molto forte, eh? Fare Vratta lo tappa un po', ma non abbastanza, quindi noi non risolveremo mai la nostra professoressa Onyx, ve lo dico prima. Tuscar, appunto, questo non c'era dubbio. Questa c'ha Ward 3. Se fosse per sbaglio
la sua soluzione a questo potremmo pensare di vincere, invece no. Ok, sempre stesso giochetto qui, attingete mana, fate risolvere, pescate una carta con il mana in pool e una ottima terra e quindi fate questo. No, e abbiamo questo. E perché no? Facciamo. Vai, altra vratta. Madonna, ma che caspita. Cioè, veramente l'antimazzo nostro l'abbiamo trovato. Ve l'avevo detto comunque prima di partire. Se giocano blu, chiaramente non è... Bisogna giocare proprio una side diversa. Imirit numero 2, che voglio dire, è quasi una buona notizia. E Teferi, Teferetto tra l'altro. Io ho giocato in Historic ma l'ho bocciato. Alla fine non è così forte come pensavo. Teferetto gli permette di guadagnare delle vite, questo non è bello. Noi abbiamo 10-11 mana, 6 e 5. Vabbè, quindi attacchiamo Teferetto con i nostri tre stronzetti. Teferetto va lì. Prendiamo una vita e facciamo questo. E io voglio distruggere le creature. Vai. Naked Beat. E via. Ma questo tra l'altro non svolta niente in verità. Questo non svolta proprio nulla. Questo c'ha Ward 3. E allora tiriamoglielo a Award 4. Ho letto proprio male perché non ho gli occhiali. Fantastico! World 3, avevo letto World 3, avevo letto World 3. Qui lui pesca una carta, diciamo che adesso la possiamo concedere perché mi sono anche un po' annoiato. Ripeto, però non siamo proprio allora, noi abbiamo tante rimozioni che non servono. Queste vratte direi che le possiamo levare. Abbiamo visto che lui gioca i Imirit e poco altro. Ci teniamo tutto l'action che abbiamo. Forse leviamo giusto uno di questi, perché fare -1/-1 non è buono. Abbiamo messo Night of Scavenger. No! The Bloody Massacre! No, quel coso lì, quella è una merda. -2/-2 lo dovevo levare prima di Blood in the Snow. Ragazzi, ho fatto una cappellata. Cose che ovviamente happens. Quant'è che non lo sentite? Cose che happens. The Polka Man, l'unico giocatore che gioca blu. No, non è vero. Pensa se poi la prossima partita, se la facciamo, se abbiamo tempo, poi chiamo un altro giocatore con blu. Mono verde, non ho mai peccato un giocatore con il... mai. Penso che il mono green gli passa sopra a questo mazzo. Gli passa veramente sopra, credo, però poi magari mi sbaglio. Vabbè, teniamo, mi sembra un'ottima mano a dirla tutta. Questo. Questo. Dures, che c'hai? Tieniti due Faithful Absence. Che in fondo non è che temiamo molto. È vero che Negate non ci fa niente in questo momento, però. Terra è buono. Però non credo che faremo la Witch. Oh sì, perché cioè, sulla Witch lui fa Faithful Absence 100%. Quindi no, io vado a pescare doppio tesoro e poi faccio l'Alt. Mi sembra un buon piano. E mi faccio fare quell'affare sull'Alt. Ah no, doppio tesoro, qui un tesoro solo però, quindi non posso fare l'olta, devo pescare terra. Va bene, comunque mi prendo questo, voglio vedere se pesco due terre dopo che l'ho preso. No, vedi, manco una terra, ho preso una carta di merda però che ho lasciato dentro per sbaglio. Ok, 5 mana ce li abbiamo e lui non ha mana blu, quindi direi che questo insomma
si è guadagnato la sua entrata nel campo di battaglia. Chiaramente, visto che consideriamo che doppio Faithful Absence in mano, non usiamo 5 mana, pesco 1, usiamo 5 mana, metto board. Visto che non ha neanche fortellato una Doomscar, questo poi ci darà una ricca carta a 2. Siamo contenti, siamo contenti. Se lui lo uccide, noi potremmo pure pensare, se peschiamo terra, di fare Sedgemoor Witch Environmental Science. Siamo contenti, andare a prendere tipo una roba che fa le pesti e via. Chissà che quel Mythbook Massacre comunque non possa essere utile. Ah, pensa, lui anziché darci la carta, va a levarci la terra animabile, che effettivamente fa male perché avrebbe potuto, insomma, post Vratta, ma più che altro a lui serve il blu, giustamente. Cosima, bellissima Cosima. Questi però minacciano, ti ricordo questo. E tra l'altro ci hai lasciato l'Holt, che è una cosa buona. E vai, questi minacciano, quindi non può succedere niente. Io quella però l'ammazzo. Aspetta, allora faccio questo a 0 e questo così. Ma guadagnando una vita, che me ne frega a me. Allora, Doomscar sarebbe un altro turno di Lolt, quindi ottimo e abbondante. Teferetto, Teferetto è proprio il più cretino, cioè chi che fa? Niente. Terra pronta, Faithful Absence, puoi farla sull'otto, non c'è problema. No, hai stappato blu, quindi hai paura di un non so cosa. Io vado subito a pescare prima che succedano delle cose strane, non so quali sono a dirla tutta, e mi manca una terra per fare la giocata che volevo fare. E io, vabbè, non si gioca così a Magic, si deve levare ciò che l'avversario ha. E questo muore da Vratta. Vabbè, ragazzi, prendiamo terra e facciamo questo. Vratta ucciderà tutto, sì, chiaro, però noi poi facciamo l'Holt, facciamo le cose. Quindi lui qui ha pescato Doomscar, ci leva tutto, cosa quasi sicura. Mordenkainen invece chi se lo schioppa, cioè che fa sto coso? Pesca 2, mette una bottom 5, 7, 8, 9, 10. Lui ha 13. Come facciamo ad ammazzarlo? Se muoiono le mie? Whenever you throw dice, each opponent lose one life. Abbiamo modi per sacrificarci le creature? Non ne vedo. E allora, un'altra volta dobbiamo uccidere Mordenkainen, che si è guadagnato chissà quanti di questi Planeswalker. Poi lo meniamo. E noi qui abbiamo la possibilità di saccarci un pezzo. Se faccio questa e fa Vratta, poi rosico troppo. Però io qualcosa devo fare e quindi la faccio per forza. Ma poi se fa Vratta, in verità 1, 2, 3, 4, 5 li perdo. È un po' morto se fa Vratta, poi non lo so. Ma lui i suoi Faithful Absence non ce l'ha levati perché? Perché non sappiamo se ne ha messo uno sotto e quindi probabilmente li avrà, però vabbè. Comunque ci ha lasciato io troppo l'otto, secondo me. Diciamocela tutta. Vabbè, qui chiaramente questo ha fatto il suo tempo, direi. C'è un po' di trigger. Lot sale di loyalty, questo è. E prendiamo un removal. Così quello non ce lo proprio calcoliamo. Mamma mia, cioè, avete visto che ho fatto? Raga, non potete clippare su YouTube. Avete visto che cosa ho fatto con una spell? Questo è un bellissimo mazzo. Questo è veramente un bellissimo mazzo. Ok, sono tutte botte da Orbis, che era un negozio una volta di musica. Qui arriva il removal qua, perché se no è morto. Ok, Faithful Absence va bene. Quante vite per Oppo? Zero, morto. Bello, bello, bello. Vabbè, adesso ha visto che comunque noi abbiamo aumentato il computo delle creature. Leviamo. Poi alla fine questo è stato utile, eh? Meglio di Blood on the Snow.
Ma non lo so. Diciamo un E1. Dovessi distruggere gli Blaze Walker. Perché ne ha tanti Blaze Walker. Diciamo che questo non è bello. Ma avrei vinto lo stesso la partita. Blood on the Snow potrebbe risolvere dei Blaze Walker. Che insomma, non è che siamo contenti di vedere, eh? Ok, terza partita, una ottima mano. Dobbiamo fare prima questo e poi questo e poi questo. E è proprio una curva, capite che è proprio una curva. Stavolta non prendo... Sono più contento di fare questo qua. Sì. Non ci sono creature, ma... Ma un cazzo, era meglio fare questo, senza dubbio. Anche questo ce lo saremmo potuto tenere come... Allora, mettiamo a terra una di queste, anche se non abbiamo il mana per... Ok, che danni. E io poi faccio questo, che è onesto. E non prendo queste, le do due terre in mano, quindi no. Prendo quella che fa due pesti. Sì. Non ero convinto, però sì. Lui qui ci spacca subito, non perde tempo, ci spacca un animabile, ma noi ne abbiamo altre. Ok. Poi? Poi, e come sono contento. Io ti metto un'altra animabile a terra e ti attacco. Tu non hai voluto far vratta qui perché vuoi fare Memory the Lodge. Va bene, allora se io poi faccio questa, lui alla fine con vratta mi leva tutto. E io non ho un grande vantaggio. No, fai un attacco qui. Qui fai Memory of the Lodge. È brutto per noi, certo. Una speranza forte è che lui faccia i Mirit. Quello sarebbe proprio il top. Però non ho questa speranza, perché secondo me appunto qui c'è una Duskar. Prima o poi deve tirare, eh. Non è che... No, continua a perdere 4 a turno. Vabbè, io me l'accolgo. Tra l'altro 4 a turno, perché non 4 4 8? Faithful Absence va bene, sempre lo stesso giochetto, ormai l'avete visto, conosciuto e saputo. Ok, una terra. Ah, non l'abbiamo già giocata? Non ho già giocato terra? No, forse era combat. Non penso di aver giocato terra. Che terra ho giocato? Vabbè, ho già giocato terra. Ok. Lui continua a insistere che non ha bisogno di vrattare. Teferetto, bene, io quella memoria dell'aggio non vedo l'ora di cancellartela dal cimitero. Tra l'altro io non mi muovo, cioè finché tu non sposti il board in qualche modo vai vratta. Io, no, io adesso prendo, metto questa terra, animo questa e ti meno, cioè non... Ecco che arriva Duskar, ok. Ok, impariamo che impariamo qua. Devo levare questo? Oh, io penso che è meglio prendere una terra, cioè nel senso io qui posso fare
Io il Frodo voglio veramente levare quello, cioè io questo turno lo voglio giocare così. Vorrei tanto menare lui, ma menerò questo, rosicando, e leverò Memorie dell'Age dal cimitero. Qui così se fa meno 2 lo perde, se no non fa vantaggio carte, stappa una terra, ok. Angel of Destiny. Ah, bella questa. Soul Shatter mi sembra ottimo, no? Anche Agra Mauling. No, io Soul Shatter è questo, perfetto. Quindi, se lui ha counter, lo frego, giusto? Muori per favore. Lui vuole difendere quest'angelo, secondo me. Infatti, negate. E questo è 5, vai. Perché se no sacrificate Fairy non era bello. Agramaul in terra. Ok, adesso cosa c'è qui? Un'altra. Oh cazzo. Mi sono appena andato via Agramauling. Oddio, devo sperare che questo non è counter. Quanto lo devo sperare? Sì, l'ho perso, se no. Cioè questo mi uccide, eh? Oh, non uccide, mi sa. Non so che fa. Allora, quando una creatura che tu controlli fa danno a un player, guadagnando abbastanza vita. Se hai 15. Ah, allora un po' ci mette ad avere 15 life total in più. Però ci mette poco. Deve andare a 35, no? Allora, faccio una witch per forza. E vado a prendere terra creando un pedino. E poi faccio pure tesori, pesco e faccio tutto. Questo tra l'altro mi sembra forte perché è 3 in costituzione, quindi dovrebbe uccidere quell'angelo. Che sta pensando qui Oppo? Se counterarmi questo? Sarebbe buono. No, fare Faithful Absence lì. Pagare 3 vite. Vabbè, non è un problemone. Io vado a prendere la mia Snowland e la gioco. Potrei fare questo? Perché non lo posso fare? Ah, già, questo è un clou. Cioè, pensavo che era un tesoro. Ok, vieni. Altre 4 vite ad entrambi. Ripeto, finché non si flippa. Vabbè. Lose the game. Ok. Quindi dobbiamo trovare una soluzione a quello. Spero che la troveremo in qualche modo. Più che altro menandoli, però non è bellissima la situazione. Questo ancora non ha fatto meno 2 per cercarsi una carta. Non vuole morire dall'attacco della terra. No, stappa quello, giusto. Fa terra e ha due carte in mano. Vabbè, ho due carte in mano e possiamo combattere. Qui sì, levo questo, che tanto non serve a niente. Guadagno un'altra vita. E trovo la professoressa Onyx, che sarebbe un po' forte. Sarebbe una minima soluzione al nostro problema. Ma io non mi accollo di giocare sul suo open mana. Questa c'ha a minacciare, vero? Va bene, faccio questo. Metto un'altra di. No, metto una terra. Ah, animo quella con minacciare meno teferino. Teferetto. Tefer. Medio. Sì. Penso che sia la giocata migliore. Forse. Non lo so. Cioè, giocata strana. Gli leviamo questa così a caso, completamente a caso, va bene. Fondo quello glielo dobbiamo levare. Allora, lui qui se attacca, ripeto, perde il suo Angel of Destiny contro il nostro Nighthawk Scavenger che è venuto dalla side. Ricordatevi quello che vi diceva Kira, che nei matchup di questo tipo
È bello fare questo. Tra l'altro, lui avrebbe potuto tapparcelo, che sarebbe stata una giocata ok, secondo me. Invece decide di fare meno 2, prendersi una carta finalmente, giocare Seagate Restoration per prendersi tante carte finalmente. Quindi adesso, professore Saonix, però il suo lavoro lo fa. Sì. Adesso tu devi trovare un modo per uccidere tutti i nostri possedimenti, cioè sia un planeswalker che quell'affare. Io non me la. Io qua pesco, che mi sembra la cosa più intelligente. Non voglio. Questa la faccio solo se ho qualcosa appresso per fare le fedine. Lui sicuramente qui ha una Doomscar perché non ha voluto fare mai. Se non sbaglio, era open e non ha fatto counter. La professoressa Onyx la partita la vince da sola perché poi ogni instant e sorcery lo succhia un pochettino. Lui prende tante di quelle carte che non abbiamo la possibilità neanche di contarle, e quindi tra quelle carte ci sarà di tutto di più, e sempre e comunque soluzioni devi trovare ai suoi problemi. Certo, con tutte quelle carte avrà trovato la soluzione. Perché non scatta per esempio Fateful Absence lì? Devi trovare soluzione a questo, questo e questo. Fateful Absence penso che da lì parti, poi decidi il resto. Quell'angelo comunque proprio non me l'aspettavo. Bello il formato comunque, bello che tutti possano giocare tutto, bello che io abbia trovato un mazzo che appunto è proprio l'antimazzo del nostro mono black control o midrange che dir si voglia, secondo me è un midrange. Ok, quindi ne facciamo un po', mettiamo pure a terra questa, questo così. Dures, ok. Dures è molto ok. Che c'ha in mano? Tipo di tutto, di più. Questo l'ho capito, ma nell'esattezza, proprio. Che c'ha in mano? Vedete, sono 6, una 7, una 8. Potremmo animare tutte e due quei cosi. Negate. Penso che è proprio il momento di animare tutte e due quei cosi. Se 1. No, perché cazzo? L'autotapper, tipo. Colpa mia, ragazzi, non perdo sempre di autotapper, sono una pippa io che continuo a farli usare. Tu dimmi perché, in quale legge della fisica e dell'umanità, per tenerti questo tesoro. Vabbè, ok. Senti, perdi le due vite, tanto insomma, dobbiamo fare sta giocata. Quello c'ha Magecraft. Oh, belli questi. Questo quando muore fa una cosa. Questo pure quando muore fa una cosa, ma una cosa brutta. Quindi vabbè, sti cazzi, tant'è una 1-1, insomma. Lui è a 10. Allora, se fa Doomscar e poi non ha soluzioni alle mie terre animabili, Doomscar lo deve fare a 5 mana. Gli rimangono 4 mana, soluzione a una delle nostre terre animabili, non a tutte, e potremmo quasi incredibilmente pensare di. Tra l'altro lui ha 38, un giorno ci ucciderà, ma non è proprio tra poco quel giorno, ecco. Non è proprio tra poco quel giorno. Allora. Sunset è bella, questa sapete che è una carta che mi piace molto. Lo riporta in partita praticamente Sunset Reveler. Pensa a qui che ha voluto fare per guadagnare quelle 4 vite. Sono importantissime le 4 vite. Sono veramente importantissime. E prendo questa. Non che sia fondamentale. Comunque, finché ho Liliana, la professoressa Onix. Questo è bello, bello fino a un certo punto. E allora intanto più uno e vediamo che cosa c'è nel mazzo. Questo tipo mi sembra molto ottimo. E vabbè, la giocata a me sembra scolastica, vediamo se. Aspetta, che stai a tappare qui per fare questo. Ok, le terre giuste. Lui gli faccio usare la sua Field of Ruin su una delle mie terre e animo le altre.
parte che se lui si tappa, lui ha fatto già un neghetto, io potrei pure provare provicchiare. Lui ha 3 mana. Mamma mia. Mamma mia, se questo riesce io la vinco la partita, eh. Però secondo me è molto meglio fare questo. Questo. Ma come cazzo? Ma perché? Ma dai, ma ti pare però? Ma spacca sti tesori! Scusate ragazzi, non mi arrabbio mai, lo sapete, il canale è... Ma che ce fai con sti... Perché li conservi autotapper? Questo è morto, poi... Cosima, pure Cosima, poi è morta. Allora, questo, i Mirit proprio deve sparire. Terra. 3-3-6 gli levo, lasciandogli Cosima a terra. Ma io sono sempre per sta giocata qua. Cioè, finché lui non risolve... Oh, mo veramente... 4... Ce l'abbiamo fatta, eh? Ok. Sì, 3-3-1... E 2... Affanculo, leva quei tesori così almeno non ci pensiamo più, va. Va a 3, oppo, lui qui deve, se vuole uccidere Liliana, fare counter. E va bene, comunque sempre a 3 sta, Cosima di certo non lascerà il campo di battaglia perché deve uccidere Liliana, io non ho più rosso adesso. Lui fa memory lapse per cercare soluzione, perché comunque basta una di quelle lande, quindi deve trovare tipo doppia faithful absence. Che ok, cioè nel senso wow, se la trova forte, fortissimo, incredibile, e invece l'abbiamo vinta. Partita molto molto difficile, durata praticamente 40 minuti, che ci porta al rank successivo. Ragazzi, che dire, io vi consiglio veramente vivamente di giocare questo mazzo in ranked, secondo me può darvi grandi soddisfazioni, un bel mazzo skill intensive. Ora, domani non uscirà video, io parto, vado a Milano. Parto domani, scusate, parto oggi perché oggi è venerdì e mi troverete questa sera al Labirinto di Bollate a giocare Modern. Non riesco a far uscire il video di domani, tra l'altro era nei miei piani far uscire un combo dopo aver fatto uscire midrange, aggro, eccetera, control, un combo, però un combo standard non c'è, quindi niente. Allora, passiamo quindi ai ringraziamenti della settimana. Come sapete, ormai ho deciso di fare questa cosa, di parlare solo alla fine della settimana, quindi quando finiscono i video, di come supportare questo canale. Si può supportare in due modi. Uno è abbonarsi qui su YouTube, ci sono tutti i link in descrizione, c'è un tasto abbonati, potete scegliere due livelli di abbonamento. Uno è l'abbonamento normale, che vi dà diritto ad entrare all'interno della chat Only Subs, che sto usando poco. Scusate abbonati, ma devo cominciare a usare molto di più e fondamentalmente poi supportate la stream, mentre l'abbonamento a 5 euro vi dà anche la possibilità di vincere una delle carte che io metto in, non metto in palio, regalo ogni lunedì agli abbonati, ok? Quindi questo è quello che succede con gli abbonamenti. Per quanto riguarda YouTube, lo potete fare anche su Twitch. Quindi andiamo a vedere chi si è abbonato in questa settimana. Allora, grazie a Ermic che si abbona per 5 mesi su Twitch, grazie a Stefano532, bella Steph, tra l'altro ci vediamo ogni tanto con lui al Wildfire. Grazie a 147isom, 12 mesi di abbonamento, lui è uno dei miei supporter più grandi, io ti ringrazio veramente tanto bro, tanta roba. Showmike, 10 mesi, anche lui, mamma mia amico mio. Romanamente, è la prima volta che si abbona, The Only Pit 95, sono 6 mesi, grazie mille per il supporto. Super Simao, 3 mesi, grazie mille anche a te. Jack 008, 9 mesi. Andrea Did, grande Andrea, anche lui è un amico in real life, 7 mesi, grandissimo. Metal Mind underscore 90, 2 mesi, grazie mille, con un month streak. Fisioale, sono 14 mesi per Fisioale,
14 mesi che supporta il mio lavoro. Sei incredibile, siete incredibili. Vagarian Sniper per 4 mesi. Poi andiamo a vedere su YouTube se si è abbonato qualcuno di nuovo e nominiamo anche loro, assolutamente. Sono insomma molto importanti tutti i contributi che si danno al canale proprio Content Creator. Non ci sono nessun nuovo abbonato, quindi comunque grazie a tutti i 31 abbonati di YouTube che sono abbonati vecchi. Questa Brennan 6 è la carta che io regalo, Brennan 7 scusate, che io regalerò lunedì, quindi magari se volete abbonarvi adesso avete un motivo in più tra virgolette. E detto questo, direi che vi ringrazio per aver guardato, ma vi lascio con un appuntamento molto speciale domenica. Infatti forse domani faccio uscire un video che non è di Magic, ma che domenica ricomincia l'Arian Players. Io ve l'ho detto, con sta faccia.